Buongiorno a tutti, grazie professore per l'introduzione. Mi presento, sono Federico De Maio, titolare della Zafferano, fondatore di questa... Non si sente? Parlo più forte allora adesso. Fondatore di questa piccola realtà che si dedica alla produzione, progettazione e diffusione di bicchieri, soprattutto in vetro sonoro superiore e bicchieri colorati artigianali. Non mi piacerebbe parlare tanto dell'azienda perché credo che farei una pubblicità che non la ritengo nemmeno troppo opportuna. Mi piacerebbe parlare del bello, anche a me il bello piace molto perché io più che un imprenditore mi reputo un designer, sono un creativo e nasco a Venezia, lavoro per molti anni nella fabbrica Paterna, una vetreria a Murano, dopodiché mi sposto in terraferma, creo un'altra entità e nel 2001 vengo acquisito da una grossa società che è la Cassina di Meda. Ora, il bello per me è il vero. E dove troviamo il vero? Lo troviamo nella natura. Il riferimento che molti designer ultimamente hanno avuto è proprio quello di vedere nella natura l'ispirazione per la creazione dei loro oggetti, dei loro prodotti. Ci sono realtà attualmente in produzione che riferiscono, non so, a un albero piuttosto che a una pianta, piuttosto che all'acqua, a forme naturali che sono il bello. E per questo che anch'io, nella mia esperienza, porto due casi che sono simpatici. Vorrei che voi li faceste vostri, perché ho creato due volte, grazie a un'ispirazione naturale, due oggetti che hanno avuto un grande successo in quella che è stata la produzione poi industriale, sì. Alla quale siamo arrivati attraverso l'idea creativa. Il primo è un oggetto luminoso, una lampada, anzi un'idea su come poteva essere un vetro semplice, con un intervento semplice, grazie all'intuizione durante una sciata, io sono un appassionato di questo sport, durante una sciata sopra alla Seggiovia vedo le tracce degli altri sci sulla neve fresca e vedo questa lucentezza venire fuori dalla neve in contrasto con una certa opacità. E il fulmine subito mi ha colpito, ho detto perché io non prendo i miei vetri che soffiavo a quei tempi a Murano e li intaglio con una mola e ne ricavo dall'opacità, ne ricavo la lucentezza. Con un semplice gesto, un filo incandescente nasce attraverso questa operazione, che è un'operazione manuale, che poi però è stata anche traslata in un certo modo industrialmente, perché di questi oggetti che rappresentavano una collezione molto vasta, ne sono stati fatti molte decine di migliaia, che rappresentano un grande numero per una produzione artigianale. Questa è una cosa. La seconda è ancora più forse divertente, perché poi ve la troverete domani sera sui tavoli della bella kermesse che ci sarà, della bella cena. Avevo appena ceduto da poco la mia azienda, Gruppo Cassina, e lavoravo con loro, però nel frattempo avanti senza fermarsi, perché abbiamo nella natura questo stimolo continuo, appunto anche la natura ci fa vedere che non si può arrestarsi, mi ero deciso a creare un nuovo brand. Sono stato sempre appassionato di vino, sempre appassionato di vetro, il vetro è tutta la mia vita, come io ripeto spesso, e ho fondato questo nuovo brand. All'inizio quasi per dedicarmi a qualcosa, dicevo, beh, questo sarà il mio giardinaggio, no? Nella realtà non è così, in realtà poi il lavoro mi ha coinvolto, la gioia di fare queste cose mi riempie di soddisfazione anche. Allora cercavo un qualcosa di formalmente diverso da tutti i calici che nella realtà si vedono
sulle tavole tradizionali, molto belli, adatti a degustare i vini che la nostra terra e altre terre ci offrono. Però cercavo qualcosa di formalmente diverso, di tecnicamente diverso. Allora ho detto a mia moglie, andiamo a fare un viaggio a New York, avevamo del tempo e New York è il mondo, c'è tutto, pertanto tutti i grandi negozi, la produzione mondiale la vedi in una grande città che ha un grande consumismo e pertanto hai dei riferimenti importantissimi davanti a te, vedi tutto quello che gli altri fanno. E una sera pioveva, ci siamo ritirati in albergo e io dalla finestra vedevo queste piscine d'acqua che si erano create a causa di questo grande piovasco e queste gocce cadevano in questi specchi d'acqua e creavano delle ondulazioni. E un pensiero immediatamente subito riferito su una carta e da lì nascono questi bicchieri che io ho chiamato esperienze, perché l'ondulazione di questo calice che arriva dall'ondulazione dell'acqua, che per me è stata l'ispirazione, crea una superficie di contatto aumentato all'interno, la centrifugazione del vino attraverso il classico gesto rotatorio e riporta il vino più velocemente alla perfetta situazione di bevibilità. Questo per dirvi come, in realtà, due episodi che non hanno niente a che fare con l'industria mi hanno portato ad avere un'idea creativa che poi si può riportare tranquillamente alle grandi produzioni. Per rispondere al professor Vertucci e alla lettera che ha letto, nella realtà anche noi abbiamo poi traslato la produzione artigianale di questi calici, perché è evidente che il bello deve essere democratico anche, e siamo riusciti attraverso dei colleghi, degli operatori che producono in modo automatico questi bicchieri, a riportarli ad una produzione industriale dove vengono prodotti in questo momento forse dei milioni di pezzi, perché abbiamo delle grandi diffusioni anche all'estero, però quello che voglio veramente significare non è che l'oggetto reso fruibile a tutti perde le sue caratteristiche di bellezza, perché è nel pensiero creativo che ritroviamo la bellezza dell'oggetto e ritroviamo soprattutto quello che è in realtà l'idea del designer, dell'artista, che rende valevole questo oggetto nonostante il suo valore intrinseco sia diminuito da una produzione.